Mister, era la prima volta che vi vedevo, ma devo fare i complimenti a questa nidiata di giovani messi in campo. Sì, oggi abbiamo giocato soprattutto, ho fatto giocare tutti i giovani, quindi 2002-2003 avete visto dalla formazione. Esattamente, ho tenuto un po' a riposo qualche altro vecchietto, che in realtà non sono vecchietti ma sono tutti giovani. Mi hanno dato soddisfazione in quello che hanno fatto, quello che facciamo tutte le settimane. Io voglio una squadra che giochi senza paura, palla a terra, e sì, sono contento. Questa è la nostra strada, il percorso che dobbiamo continuare a fare. Sono d'accordo con lei perché, visti oggi, proprio come diceva, si gioca, provate a giocare, non buttate via palle, e questo, una linea bella alta, tenuta, insomma, bene. Sì, quei concetti che stiamo lavorando dal primo giorno. Sono fortunato perché questi ragazzi mi stanno venendo dietro, vedono che le cose che propongo escono poi la domenica, che danno risultati, quindi diventa più facile anche per me. Quindi... Volevo farle la domanda così per una battuta, ma anche loro sono il Treviso, avete bloccato il Treviso. Bloccate anche questo. Noi dobbiamo ragionare partita di partita. Anche domenica abbiamo fatto un'ottima prestazione sotto l'aspetto tattico in campo. Sicuramente abbiamo incontrato una gran corazzata. Contro il Porto Mansue ci mancavano 4 giocatori e siamo andati un po' in difficoltà. Abbiamo pagato, però va bene. È un campionato che comunque è interessante. Sì, ci davano già per spacciati dalla prima giorno di preparazione, adesso invece magari qualcuno ci guarda con un po' di attenzione, quindi questo mi fa piacere.